Per un sì o per un no? Cosa voterà? No. Perché un otto qua va bene, il nostro li vuole. Oh, bravo. Così mi piace. È meglio mettere i piedi avanti. C'è mobilitazione, c'è interesse, perciò io spero che anche i cittadini capiscano. Lazzate, a metà strada tra Como e Milano. Qui la prefettura di Monza e Brianza sta pensando di realizzare una tendopoli come centro di prima accoglienza per i profughi, ma gli abitanti hanno deciso di giocare d'anticipo e sono scesi in piazza con una consultazione popolare. Abbiamo fatto questo referendum apposta per mandare al prefetto, per far vedere al prefetto chi li vuole e non chi non li vuole. Perché non devono venire proprio. Scriverlo su una scheda, imbucarla nell'urna serve, cioè vi ascolteranno. No. Noi abbiamo detto di no. Noi vogliamo l'accoglienza, ma non questa porcheria. Documento d'identità, firma sul registro, votazione, urna. Si tratta di un mini referendum dove si vota sì o no alla realizzazione di un centro per migranti. Il problema qual è? È che così non li aiutiamo. Queste persone non sono vaccinate, portano malattie che da qua non ci sono più da anni e quindi questo è un primo problema. I furti, le rapine, stupri, qualsiasi cosa. Per me possono essere le persone più brave di questo mondo, però io a casa mia non le voglio. Questa volta non ci sono di mezzo partiti, solo semplici cittadini che hanno scelto di prendere la parola per mandare un messaggio al governo di Roma. Il prefetto ci dice di no, noi andiamo avanti lo stesso. Non facciamo paura a nessuno, però facciamo sentire la nostra voce, che noi ci siamo. Noi gli diciamo semplicemente, fate quello che volete, ma noi non siamo complici. Siete voi responsabili di quello che sta succedendo.